Rispetto alla Rocca Micenea, alla città-stato fortificata posta su un'altura, e rispetto anche ai piccoli villaggi che si formano all'indomani della dissoluzione dei regni micenei, la polis, la città-stato greca dell'età arcaica e dell'età classica, rappresenta una realtà politica e sociale profondamente diversa. In questo secondo video vedremo innanzitutto l'origine del termine polis e vedremo poi che cos'era la polis dal punto di vista topografico, geografico, da quali parti fondamentali era costituita, come si presentava, come era organizzata. La parola polis nei poemi omerici indicava la città alta, al cui interno, difesi da una cinta muraria, si trovavano il palazzo del re e il tempio. La polis, era naturalmente la parte più importante della città, diversa da quella che era la parte bassa della città, chiamata anche Asti, che, ospitava le abitazioni del popolo. Con il passare del tempo, però, il rapporto tra città alta e città bassa è cambiato. La città bassa ha aumentato, incrementato le sue dimensioni grazie proprio allo sviluppo dell'agricoltura e del commercio, si è arricchita e quindi la distinzione tra polis e asti, città alta e città bassa, è andata perdendo di significato. E la parola polis ha assunto un significato nuovo, che comprendeva cioè tanto la parte alta quanto la parte bassa, il territorio circostante della città. E vedete, ecco, in questa immagine potete vedere una modellizzazione di quella che era una polis. Era presente anche l'agorà, una piazza in cui si tenevano i mercati e in cui i cittadini si riunivano per discutere.